Federico Nofri, partiamo da un dato di fatto incredibile: in due partite l'Arezzo sembra completamente trasformato, al di là dei risultati che pure incidono, ma come atteggiamento, come piglio, come modo di stare in campo, insomma ti chiedo che cosa è successo a questa squadra. No, questo non lo so, io credo che a me piace un calcio molto aggressivo, piace un calcio propositivo, mi piace grande spirito di sacrificio da parte di tutti i giocatori, le qualità in questa squadra ci sono sempre state, c'è stato il recupero di alcuni giocatori importanti, quindi sono contento perché, come hai detto tu, al di là delle due vittorie che in questo momento ci hanno permesso di respirare un pochettino, ho visto grande volontà da parte di tutti i giocatori, dagli attaccanti ai centrocampisti, ai difensori, una squadra molto aggressiva, una squadra concentratissima, che ha nei giocatori del reparto avanzato grandissima qualità. Noi dobbiamo cercare di sfruttarla e allo stesso tempo dobbiamo permettere al centrocampo e alla difesa di lavorare in maniera pulita, perché quando andremo ad affrontare gli avversari anche loro hanno sempre qualche giocatore importante che può metterci in difficoltà, come oggi lo poteva avere il Trestina con Ceccagnoli o Mancini o Antonelli. Ecco, Ceccagnoli che si è mosso tra le linee, ha giocato quasi da trequartista, anzi da trequartista dietro le due punte, però pochi problemi, l'Arezzo ha saputo tamponare bene, ecco lì è dovuto cambiare qualcosa anche a livello tattico, perché poi sul 2-0 insomma nel secondo tempo non c'è stata quasi più partita. Ma sì, loro ci allargavano molto con gli attaccanti, cercavano di creare superiorità numerica e sugli esterni, ma noi siamo stati bravi perché gli esterni alti nostri hanno sempre ripiegato, i centrocampisti erano pronti al raddoppio. Credo che abbiamo rischiato una volta o poco altro. Nei primi 15 minuti sicuramente c'è stata più partita, perché il Trestina era partito bene, ha tenuto botta alla nostra fisicità, poi credo che anche la condizione fisica, la grandissima l'intensità che stiamo mettendo in campo oggi possa fare differenza su questi campi, ma anche in altri campi, perché la corsa è diventata indispensabile. Ecco, tutte le tue scelte sono state premiate oggi, direi, da Dolci, da Secci centrale, che ha giocato una grande partita, il rientro di Pecorari, il buon debutto di Sereni, ti chiedo anche su Bianchini che ha segnato una doppietta, insomma avevi chiesto alle punte grande sacrificio ma anche qualche gol, oggi sei stato accontentato. Sì, forse anche un po' fortunato, perché sai benissimo che alle volte si raccolgono anche dei frutti che magari non sono solo tuoi, no? Quindi io cerco di mettere nelle condizioni migliori i giocatori in base alle loro caratteristiche, cerco di trasmettere le mie motivazioni e poi credo che questa squadra, ripeto come ho detto in precedenza, abbia dei valori importanti che in queste due partite si sono visti e abbiamo vinto 3-0 e 4-0. Ti chiedo solo un'ultima cosa brevissima anche sul pubblico, che oggi ha dato una grande spinta alla squadra, ho visto c'è stato un saluto già prima della partita, insomma che effetto ti ha fatto riassaporare forse il clima che c'era quando il Nazionale Dilettanti lo vincesti tu qualche anno fa? No, tutto questo fa piacere, sia credo che avere un pubblico così in questa categoria ma anche in altre categorie possa trasmettere ai giocatori delle motivazioni e delle energie anche nei momenti di difficoltà che le altre squadre non possono avere, quindi io tutto questo l'ho riportato alla squadra, ma loro credo che lo sapevano benissimo. Dico sempre che quando anche perderemo delle partite, perché sicuramente può succedere che potremo perdere le partite, però noi dobbiamo uscire dal campo che i tifosi ci debbono applaudire per il grandissimo impegno e per la grande abnegazione che mettiamo in tutti i 90-95 minuti. Poi se gli avversari, come dico sempre, si dimostreranno più bravi, dobbiamo essere leali e sportivi e accettare anche la sconfitta quando potrà capitare. Fabrizio Di Guardi, c'era una certa attesa per questa partita, anche un po' di preoccupazione forse ripensando al fatto che il problema di questa squadra era sempre stato la continuità da questo punto di vista, insomma al di là del risultato, ma come prestazione mi sembra di poter dire l'esame è stato superato alla grande. Sì, quello siamo molto soddisfatti proprio per la conferma di quello che tutti aspettavamo dopo la buona partita dell'ultima giocata in casa, per cui e la cosa primaria era questo. Poi ripeto, abbiamo fatto una gran bella partita, abbiamo sbagliato anche altre occasioni, ma non perché dovevamo chissà quanto fare gol, però si è prodotto qualcosa di importante, il rigore sbagliato, il palo, per cui insomma vuol dire non è stata una partita solo finalizzata ai 4 gol, insomma c'è stato tutto un insieme di preparazione e di lavoro della squadra, insomma. Diciamo anche con l'allenatore, scelte premiate in toto, le sue, c'è qualcuno che insomma l'ha stupita in positivo più degli altri, non so, penso a Calzola e Sereni che sono arrivati con la gestione Ferretti per esempio, o se c'è qualcun altro? No, a me nel complesso tutti, viene in mente anche Gentili, magari prima giocava poco, oppure Secci che da centrale sta facendo bene, Dolci sta facendo bene, io credo che proprio
è proprio la squadra nell'insieme, nel singolo, che stanno dando quel qualcosa in più che insomma, il mister chiede, che stanno dando con il massimo impegno. Anche un Martinez che corre su tutti i palloni e fa un lavoro anche oscuro, Bianchini. Cioè, io credo che dire i nomi poi qualcuno me lo dimentico ed è un peccato, insomma. Però ripeto, nell'insieme tutti quanti, Stufa, Barluzzi, insomma, Piccolo, cioè ripeto, o qualcuno l'ho dimenticato, è colpa mia, però insomma, ripeto, sotto questo aspetto sono molto soddisfatto. Le chiedo se questa partita, visto il clima che c'era con il pubblico e il clima che c'è stato alla fine della partita, se può essere un punto d'inizio per un rapporto diverso anche con la società oltre che con la squadra. Ma noi come società, per noi il pubblico ha sempre avuto e dà sempre una maggiore importanza, su questo non c'è problema, per cui è chiaro che quando non arrivano i risultati il pubblico non è contento e fischia o critica, ma sta nel gioco delle parti, insomma, ecco. Io volevo soltanto dire una cosa, che anche pur non avendo avuto il piacere di conoscerlo, però credo che l'interpretare il pensiero di tutti i ragazzi e del mister in particolare, di dedicare questa vittoria a Lauro Minghelli, che insomma, so che è stata una persona molto importante per l'Arezzo, il vecchio Arezzo, insomma, ma comunque so che è sempre presente, ci tenevo a dire questo. Mister Cerbella, è un risultato pesante per il Trestina, è una partita che praticamente si è chiusa nel primo tempo, no? Poi il secondo l'Arezzo ha avuto tante occasioni per segnare, il Trestina si è un po' disunito, dopo un inizio invece in cui era sembrato la solita squadra battagliera, ecco, come la legge questa partita? Sì, diciamo che la prima parte del primo tempo è stata disputata come l'avevamo preparata, poi dopo due episodi, un autogol e un secondo gol su una pallina attiva, un po' un gol, ecco, in mischia, ci hanno diciamo, non tagliato le gambe, ma comunque ci hanno un po' disunito, e poi vanno dati meriti all'Arezzo, che ha già fatto, penso, un'ottima prestazione, è stata a noi superiore sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista anche di agonismo, perciò quando in certi momenti vanno fatti anche i complimenti agli avversari, oggi penso che sia uno di quelli. Ecco, posso chiederle, mister, anche in riferimento alla partita di andata che il Trestina vinse anche con grandi meriti, no, alle comunale, che tipo di differenze ha notato, al di là del fatto che sono passati molti mesi e che è cambiato anche l'allenatore, tra l'altro, per la rete? Diciamo che loro alla partita andata probabilmente non avevano messo in campo quell'intensità, quella determinazione che ci hanno messo oggi. Questo va fatto, ripeto, un merito particolare a chi ha preparato la partita, facciamo mister Nofri, che oggi l'Arezzo è venuto qui a battagliarsi come se fosse una finale e si è visto. La differenza tra il girone d'andata, dalla partita del girone d'andata oggi, è che probabilmente noi al girone d'andata siamo riusciti a concretizzare quelle occasioni gol che ci eravamo creati. Oggi all'inverso, diciamo, sulle prime due situazioni pericolose dell'Arezzo abbiamo preso due gol, poi addirittura un palo di Rubecchini su un tiro un po' strano dal limite dell'area, perciò diciamo che oggi ha girato un pochino tutto storto, ma non è che dobbiamo assolutamente recriminare per gli errori magari che abbiamo commesso, ma secondo me, ecco, ripeto, vanno fatti i meriti all'Arezzo e noi ci dobbiamo rimboccare le maniche. Lorenzo Bianchini, doppietta, tra l'altro segni molto più spesso in trasferta che in casa, dove hai fatto un gol solo, però insomma, al di là di tutto, direi oggi una giornata con tanti lati positivi. Vorrei partire dai tuoi due gol per te, avevi detto in settimana che li aspettavi, immagino tu sia contento. Allora, innanzitutto a nome di tutto l'Arezzo vorrei dedicare la vittoria a Lauro Minghelli. Questa è la prima cosa. Per quanto riguarda i gol, sì, è vero, ho segnato più in trasferta, ne abbiamo parlato in settimana in sala stampa e per fortuna è andata bene, ma è la prestazione di tutta la squadra che va vista con occhio di riguardo, perché non c'è stata partita assolutamente dal primo al novantesimo e abbiamo fatto una partita veramente di grande carattere, in un campo non facile, dove non è assolutamente facile giocare e abbiamo fatto una grande prestazione a mio avviso. Ecco, si diceva che Nofri, gli attaccanti, chiede anche un grande lavoro di raccordo, di sacrificio, la punizione dalla quale poi è nato il gol tuo, te la sei conquistata proprio tu andando a lottare sulla linea del fallo laterale. Credo che quella sia un'azione un po' emblematica del momento attuale dell'Arezzo. Ma penso si veda dalla tribuna come la squadra si sta impegnando, come anche noi attaccanti cerchiamo di fare da raccordo sia la fase difensiva che la fase offensiva. Ho preso quel fallo e sono stato bravo a intercettare quella palla, ma è tutta la squadra veramente che pressa sia in avanti che in difesa. Non dobbiamo lasciare assolutamente spazio, perché continuo a ripetere che il momento non è ancora passato e dobbiamo lottare così per tutte le 11 partite rimanenti.
Samuele Sereni, insomma, partiamo da un punto di vista emozionale, insomma, come è andato questo tuo secondo debutto in maglia Amaranth? No, bene, bene, dai, era 3 settimane che mi allenavo con la squadra, questi ragazzi che credo che meritano questi risultati, perché per come si allenano, io l'ho trovati così, il mister è già arrivato, e credo che lavorando come lavoriamo noi, i risultati devono arrivare, magari possiamo sbagliare una partita, vabbè, ci può andare male, ma prima o poi tanto il risultato arriva, l'importante è continuare su sta strada, sempre decisi, convinti, e cercare di fare il massimo, come ho detto quando sono arrivato, cerchiamo di prendere più punti possibili da qui alla fine, e poi dopo vediamo, insomma, dai, quello che riusciamo a ottenere. L'importante è pensare partita dopo partita. Ora abbiamo sabato, credo, lo Sporting, che è anticipata, almeno così diceva il mister, e cerchiamo di fare 3 punti in casa anche con loro, poi penseremo alla Coppa, una partita per volta. Chiaramente, c'è, tutto rispetto, siamo l'Arezzo, è inutile che tutti ci girano intorno, cioè... Siamo l'Arezzo, punto e basta, dobbiamo andare nei campi per vincere dappertutto. Ecco, a proposito di questo, oggi si è capito, siamo l'Arezzo, anche per il pubblico, no? Tu che, insomma, hai un rapporto per mille motivi più stretto con i tifosi che c'erano qua, oggi forse si è ricreato il clima che è sempre mancato in questi ultimi anni. Ma sicuramente è un'emozione, penso, unica, che solo a pensare, guarda, se ci ripenso ora, è stato bellissimo, perché... Credo che una città come Arezzo, insomma, una piazza del genere, meriti altri risultati, altri palcoscenici. Io ho avuto la fortuna di calcare anche la C1, dove abbiamo perso, però credo che sia un'emozione, ma i ragazzi l'hanno capito, che se continuiamo su sta strada loro ci vengono dietro, quindi grazie anche a loro che riusciamo a ottenere anche questi risultati. Ecco, appunto per questo credo che oggi come squadra, insomma, che visto che sono venuto io, la vogliamo dedicare a Lauro, che è scomparso, ora di preciso non mi ricordo quanti anni fa. 9 anni fa, ecco, e quindi la vittoria la dedichiamo a lui, che credo, non l'ho conosciuto, ma come ne parlava il mister e tutti, insomma, un ragazzo splendido che è venuto a mancare troppo presto, quindi la vittoria è per lui, visto che era il suo anniversario.